Buongiorno amici, innanzitutto il saluto, no? Perché quando si inizia un video si salutano gli amici, tanti o pochi? Pochi ma buoni. Stanotte amici miei, smanettando sul cellulare, no? Come fate anche voi, sicuramente la notte la maggior parte di noi lo fanno, anche per guardare chi gli ha mandato un messaggio, qualcosina di carino, Facebook, il giro su Instagram e via dicendo. Mi è apparso un video di un personaggio noto televisivo, ma noto, dove lui aveva un atteggiamento un pochettino particolare. Mi spiego meglio. Il 28/10/2018 il sottoscritto è stato chiamato da una redazione nota televisiva, ma si può dire da Mediaset, per avere un collegamento e dare delle delucidazioni su un personaggio che in quel momento era sulla cresta dell'onda, adesso non lo è più, però ebbe questo collegamento dove io ho sentito qualcosina di strano e sono intervenuto, no? Cosa normalissima. E lì, dopo un po', sono stato richiamato dal conte Filippo Nardi alla buona educazione e al bon ton televisivo, chiamiamolo così. Beh ragazzi, ascoltatemi. Questo video che mi è apparso stanotte sarà una casualità, sicuramente. Non lo vado a cercare io, che non mi interessa. Si intravedeva il signor Filippo Nardi, conte Filippo Nardi, nella casa del Grande Fratello, lo ricorderete sicuramente, nel confessionale, con un bastone spaccato che aveva rotto nel giardino, che voleva urgentemente delle sigarette. Non mi interessa niente che sono qua dentro, voglio fare così, dovete trovarmi delle sigarette, anche se sono in onda e faccio audience, non me ne frega, e via dicendo. Li ricorderete, no? Qualcuno se lo ricorderà, dai. Quindi con questo cosa voglio dire? E tu, conte Filippo Nardi, mi parli a me di buon senso e di buona educazione e di comportamento televisivo? Mio caro, hai avuto una piccola caduta di stile, vedi? Questa cosa avrebbe voluto dirtela là, purtroppo poi il collegamento è stato tagliato. Ma io te lo dirò di persona. Sai perché? Perché mi hai anche bloccato sui social, su Instagram. T'avevo chiesto un'amicizia, niente di che, figurati. Per sapere come stai, se stai meglio, se stai bene, se stai peggio, se stai facendo qualcosa, se capiti in Calabria. Ospite mio, ti offrivo un aperitivo, una pizza, una cena, quello che vuoi. Per dirti, prima di parlare delle persone, e torno sempre a quel discorso, prima di fare l'opinionista e quindi parlare a spada tratta, ok? Senza sapere, è meglio che uno si guardi di quello che ha fatto, che poi un errore ne può fare, eh? Io sono il primo ad aver fatto errori, attenzione. Però puoi parlare degli altri, capisci? Perché caro conte, se tu sei un conte, io sono un barone e ce la possiamo giocare a carte magari se vuoi, no? Ma in modo amichevole, niente di più. Però, scusami la battuta, ma era una battuta delle carte, quando parli delle persone, e te lo dissi anche in diretta davanti Barbara, che poi si è intromessa lei perché lei è meravigliosa, è stupenda, è sempre pronta a dare subito un taglio quando vede che la situazione un po' è in difficoltà. Quindi ti stavo dicendo, sarebbe meglio che fai il tuo lavoro, perché lo fai bene, egregiamente, sei una brava persona, che vuoi, ancora devi un pochettino ancora migliorare sull'italiano, ma ci sta, hai una cadenza inglese, è normalissimo. Io l'inglese lo so pochissimo, quindi sei molto più evoluto di me. Però ti ripeto, prima di parlare delle persone, ok, perché all'epoca non mi hanno dato modo di dirtelo, però te lo dico sui social, chi lo vedrà non lo so, ok, però all'epoca non mi ha dato modo, ti sei permesso di dire che io non sono una persona educata, ti sei permesso di parlare di una persona che non sapevi nulla, perché non sapevi nulla. E ti do un consiglio: quando vai in televisione, ascolta prima una campana e poi l'altra, e prima di parlare delle persone che non hanno buoni atteggiamenti, guarda i tuoi, guarda quello che hai fatto e guarda come ti sei comportato. Ciao Filippo, buona giornata, buon Ferragosto e salutami tantissimo Barbara, perché so che vi state vedendo, ok? Ciao!